La serie Romulus nasce dalla volontà di andare ad approfondire il mito fondativo di Roma. Questo mito racchiude qualcosa, secondo me, di assolutamente affascinante, mistico. Ogni volta che la nostra terra è arida, è giusto ascoltare gli dèi. Il confronto che c'è stato con Matteo Rovere è nato soprattutto sulla mistura di due esigenze. Una era probabilmente quella di provare ad ambire a fare un cinema che avesse qualcosa di spettacolare. A questa esigenza si legava quella di innervare questo spettacolo di un sentimento profondo che in qualche modo riguardasse l'animo umano e anche di raccontare il rapporto tra l'essere umano e il divino. Tua figlia è proprietà del Dio. Per questo entrerà nel buio. E tu non puoi fermarla. Il rapporto con la divinità per i nostri personaggi è straordinario e fondamentale. E ognuno di questi personaggi cerca di relazionarsi con l'ignoto, cercando di dare un nome alle cose, cercando di spiegarsi e dare un motivo al sole che sorge, cercando di capire perché piove, cercando di capire perché il mare apparentemente sembra infinito e che cosa c'è al di là. Tutte le domande che non hanno risposta, ovviamente troveranno risposta nel Dio. Tutto è come sotto la grande cupola della volontà degli dèi. Proteggi sempre il nostro popolo e alle nostre terre amate dona la pioggia. È qualcosa che tu non tocchi con mano, quindi è una fede. E ovviamente la fede deve essere molto forte. Non posso vivere senza la speranza di rivederti. Ti cercherò quando sarò libera. Uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, potente, straordinaria, è il personaggio di Ilia. Ilia è un personaggio femminile, evidentemente, all'interno di un contesto apparentemente molto maschile, dove invece queste donne sono non solo mogli di, compagni di, ma sono attrici protagoniste dei movimenti della trama. È un personaggio che inizia come vestale, inizia il suo percorso all'interno di quella che è una delle figure, come dire, più iconiche dell'antichità. Triplice dea, nutrice, madre feconda. Per me Ilia è un bruco che poi diventa farfalla, è un personaggio che ha tanti sviluppi, ha un contatto con la dea, con il fuoco, che è molto particolare. Ha un sentimento che le combatte dentro, che la strugge dall'interno e che scopriremo essere un sentimento che poi si trasforma in tante cose, si trasforma in vendetta, si trasforma in violenza, torna a essere invece un sentimento positivo. È un personaggio straordinariamente complicato e complesso, con tante anime, che Marianna Fontana ha, secondo me, interpretato in modo veramente unico. Ma la dea ha preso da me tutto quello che avevo. Gli antichi non ci parlano se noi non li nutriamo col nostro sangue. Il nostro sangue sono la paura, l'ambizione, il desiderio di rivalsa. Noi abbiamo recuperato il mito e abbiamo cercato di vedere in che modo il mito dei due fratelli parlasse al nostro sangue. Questi personaggi vivono una realtà che è una realtà metafisica, una realtà misteriosa, quasi magica in qualche misura, perché la magia è dentro di loro, perché loro non si riescono a spiegare fenomeni che per noi sono invece comprensibili, e sarà secondo me incredibile per lo spettatore calarsi nei panni di chi vive un periodo storico così antico, così arcaico, da non avere veramente gli elementi per rispondere a tutte le domande. Io non voglio la pace! Giustizia è ciò che voglio. Siete la destra e la sinistra, non dovrete separarvi mai. Gli dèi giocano con le vite dei re. Li esaltano e poi li abbattono. Le promesse col tempo muoiono. Ma tu sai che il mio amore non muore. Se dovessi tornare qua, ci sarà il tuo destino ad aspettarti. Giustizia è ciò che voglio. I re dei latini hanno distrutto la mia famiglia. Permettimi di difendere il mio onore. Vi
Liberati dalla paura. Dimostra che sei parte del branco. Impugnate ancora le vostre lance! Levate ancora una volta alto! Il vostro grido di battaglia! Uno come te non è fatto per la morte, l'ho capito. Per questo non temi gli spiriti. Un giorno anche noi avremo una città e vivremo liberi dalla paura. Si chiamerà Roma. Thank you.